Sergio Silvestre ha 24 anni, è nato a Los Angeles da mamma messicana e papà haitiano, è alto 2,08 m, un vero e proprio gigante buono. 4 anni fa è venuto in Italia in vacanza e ha deciso di fermarsi in Puglia, dove tuttora vive. Ha iniziato a cantare dopo un infortunio che lo ha obbligato a rinunciare alla carriera sportiva di giocatore di football americano. Sergio ha partecipato al casting di Amici ed ha subito conquistato il pubblico con la sua voce profonda, ma nella trasmissione di Maria De Filippi aveva iniziato male aggiudicandosi la maglia nera. Poi però ha vinto. No, non sono mai andato via perché, guarda, l'Italia è bella così. Cioè, ti lascia sognare, ti lascia tante emozioni, che è così bella che non vuoi, cioè io non voglio partire più. Quindi stregato dall'Italia. Un po', cioè ogni tanto mi manca casa, però sto bene qui, sì. Ti immaginavi che ad Amici, da maglia nera a vincitore, insomma, hai fatto la storia del programma della De Filippi? No, guarda, io non sapevo, cioè non per me non era possibile, perché ho detto, no, un ragazzo straniero, parlavo poco italiano, anche adesso sbaglio delle cose. Non ci credevo tantissimo, cioè credevo in me stesso, il talento che c'avevo, però un programma così come Amici, io non ho pensato mai che era possibile di vincere, perché Amici è difficile. Cosa pensi della De Filippi? Ma una signora che mi ha dato tantissimo, però non solo a me, a tanti ragazzi. Cioè, lei è veramente una mamma, una donna veramente bellissima. Ogni tanto quando lo vedo, quando lo sento, mi regala tante emozioni. Penso che lo fa tante altre persone. Rimpiangi di non aver fatto la carriera di football americano? Ma guarda, la carriera di football americano sempre lo volevo fare. È una cosa che quando ero piccolo era stampato nella testa, stampato nella mia anima, che lo devo fare, devo andare fino al fondo. Però purtroppo quando successo quell'incidente che quando mi ho rotto il ginocchio, si è fermato lì, cioè mi sono messo un attimo un panico, perché era piccolo, era 18 anni, no, 19 anni, sì, 20 anni, che era piccolo, e quando un sogno così muore dall'improvviso, cioè sono rimasto malissimo. Quindi quello di uscire di quel demonio, di quella incubo, di non sapere più che fare, non so più, cioè quella strada giusta, mi sono messo in panico. È un po' brutto. Ogni tanto dico, mi manca, però questa vita adesso è troppo bella. A Sanremo che emozioni hai provato? Sanremo, guarda, è stato molto nervoso, nel senso che ero non nervoso, ansioso, perché avevo questo pezzo scritto da Giorgia con te, che volevo fare della bella figura. La prima volta che ho sentito lei che l'ho cantato, mi sono messo in un'ansia, perché ho detto, ma com'è possibile? Cioè, lei l'ha fatto da Dio, cioè io riesco di fare una cosa. No, lo so, pensavo che non c'avevo il talento di fare una cosa del genere, però lei mi ha sempre appoggiato, mi ha dato dei consigli. Quindi quando sono stato a Sanremo è stata un'emozione a mille, avevo tanta paura perché non volevo fare delle brutte figure, però penso che sono riuscito a fare delle belle cose. Sì. Sono arrivato sesto, si dice, beh, un buon posto. Una curiosità, a Sanremo cosa ti hanno fatto mangiare? No,
No, guarda, non c'era tempo di mangiare, ti dico subito, cioè... No, perché dico, Sfinge di San Giuseppe non ce n'erano. No, San Giuseppe no. È molto buono, mi sono mangiato uno in terra che era buonissimo, una cosa che mai mangiato, era così buono, beh, ciao. Bocca al lupo. Viva il lupo. Con te! Bella voce, un bel seguito, siamo contenti di averlo ospitato qui al centro commerciale, di questo successo che stiamo ottenendo. Ancora una volta i palermitani rispondono in maniera egregia ai nostri sforzi, ai nostri sacrifici. C'è pure da dire una cosa che voi avete programmato per bene, perché da Sergio Silvestri ad Albano ci sono 5 generazioni, insomma. Sì, ma d'altronde questa è la musica italiana. È la musica italiana, direi con Albano internazionale, glielo auguriamo anche a questo giovane artista. Quindi la musica internazionale che viene al centro commerciale da Torre. Successo aspettato o siete sorpresi anche voi dalla grande folla? No, devo dire i nostri esperti ci avevano avvisato di questo successo, che speriamo di bissare e anche incrementare con Albano, sperando che comunque questi ingressi e queste presenze permangano al centro commerciale La Torre, così come d'altronde sta avvenendo, dandoci anche soddisfazioni nel nostro lavoro. Thank you.